E adesso chiudiamo con in bellezza. Con due autori, compositori, sound designer, due personaggi particolari ma eccezionali, che tra l'altro sono non nominati, ma comunque il loro film, per cui hanno fatto un ottimo lavoro, è in nomination, che è Martin Eden. Andatevelo a vedere, se non l'avete visto recuperatelo, perché è un film incredibile. Abbiamo Marco Messina e Sasha Ricci. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. E infatti scusateci per il ritardo, ma normalmente Dulcis in fondo, sì, però chi sta in fondo poi aspetta. Vabbè, ma comunque abbiamo sentito cose belle e interessanti, quindi non è stato un problema aspettare. Grazie. Meno male. Grazie. Infatti mi scusavo tramite WhatsApp con Marco. Grande. Veniamo a cena da te, Sasha. Va bene, quando passerà questo periodo orribile. Infatti. Senti, volevo come intanto, vabbè, che ci raccontiate un po' il vostro lavoro su Martin Eden, ma la cosa che mi faceva piacere come domanda, e mi autocito perché vi ho intervistato per la mia rivista colonnesonore.net, citare proprio, lo vado a leggere perché data l'età e soprattutto le 2 ore e mezza di programma non mi reggo più in piedi anche se sono seduto. La prossima volta ci facciamo pagare dal Donatello, perché, veramente, capito? Donatello che paghi a vita, se non fa noi il lavoro, capito? Allora, voi avete detto testuali parole: non ci è ancora capitato di fare una colonna sonora con un'orchestra a disposizione e ovviamente ci piacerebbe tantissimo, però abbiamo uno studio pieno di sintetizzatori e apparecchiature analogiche, lavoriamo tanto sui suoni e questo avviene anche campionandoli o usando anche suoni reali che poi a nostra volta li abbelliamo. Vabbè, sto facendo una sorta di sunto, ma cosa vuol dire lavorare in ristrettezza economica, no budget, o comunque quando il budget c'è anche, comunque con un vostro stile ben preciso e soprattutto lavorare in duo, che non è una cosa facile. Come vi alternate? Magari inizio io e poi chiude, continua Sasha. Innanzitutto, come dire, l'orchestra è ovviamente un sogno di tanti, però comunque è, non è il nostro modo di lavorare. Io e Sasha abbiamo iniziato a lavorare tanti anni fa suonando insieme, abbiamo fatto i dischi, un sacco di dischi, concerti con i 99 Posse, e abbiamo sempre lavorato in un certo modo, quindi con l'elettronica, i sintetizzatori, il pianoforte, il Rhodes, i campioni, quindi in un certo senso abbiamo dato vita a un nostro suono che riportiamo all'interno anche delle nostre colonne sonore, sia nel cinema che per esempio nel teatro. È ovvio che ci piacerebbe lavorare, ma devo dire la verità, fino adesso non c'è mai, per esempio, capitato un momento in cui dicevamo: cavolo, se avevamo il budget chiamavamo l'orchestra e mettevamo l'orchestra. Abbiamo sempre fatto dei pezzi, come dire, io penso che può succedere che magari ti chiedano e quindi tu inizi a pensare, poi una volta che hai lavorato con l'orchestra più volte ti sembra strano non lavorarci, ma per noi che abbiamo sempre lavorato con i nostri mezzi, che poi devo dire la verità non è che sono ristretti, quindi fortunatamente abbiamo un ampio, diciamo, oltre che di testa anche di proprio di una strumentazione molto ampia, quindi non è che è un problema per noi fare i suoni. Quindi speriamo che ci capiti, ma fino adesso non ci è mai capitato di fustigarci perché non avevamo il budget per l'orchestra. Quindi com'è il vostro apporto a Martin Eden? Poi vabbè, vi fa piacere questa nomination, che comunque, torno a ribadire, è meritatissima per il film. Facciamo rispondere a Sasha. Non ho capito com'è il nostro rapporto, scusami perché è passato un aereo, non ho sentito bene. No, volevo dire intanto com'è stato il vostro rapporto musicale col film Martin Eden, e se siete orgogliosi di questa nomination o strameritata. Certo che siamo contenti, è ovvio. E il rapporto, in sintesi è difficile spiegarlo. Con Pietro ci abbiamo lavorato molti anni in realtà, e quindi oltre al rapporto col film, che sicuramente è un rapporto importante, sia proprio il film in quanto oggetto,
concreto che si materializza in tutte le sue forme, eccetera, eccetera, un rapporto che è sempre lo stesso, cioè in qualche maniera tu hai un rapporto con le immagini, il loro ritmo, le loro emozioni, tutto quello che la musica è determinante in tutto ciò, perché può fare sia l'orrore che la bellezza di una cosa, quindi è un rapporto fondamentale. Poi c'è il rapporto anche personale con Pietro, con i montatori, con tutto quello che ci sta attorno, perché esiste anche un rapporto umano in queste dimensioni, oltre a quello soltanto artistico, che è altrettanto complesso, ma che comunque fino adesso ha sempre portato buone cose, quindi ci ha fatto sempre molto piacere, insomma. Poi cioè, cambia ogni volta a seconda di quello che si deve fare, insomma. Sicuramente la musica è, ha un ruolo molto, molto, molto predominante, cioè per cui è importante che stare attenti, insomma, a quello che dice il regista, ma a quello che dice il montatore, a capire bene le scene, a capire il senso di quella cosa. Vi volevo fare una domanda che, da musicista, che ho fatto a tutte le coppie di compositori, Pivio Descalzi, La Bottega del Suono, anche Giuliano Taviani e Travia e via discorrendo. La vostra collaborazione, innanzitutto come nasce? Ma come ve lo smezzate un lavoro? Fatemi capire dal punto di vista proprio operativo. Come dividete creativa? Non c'è un unico sistema. Persone distinte e separate, lavoriamo da molto tempo insieme, suoniamo insieme da oramai anni, ci conosciamo pure da molto tempo, anche da prima di suonare insieme. Il rapporto, a volte succede che un'idea può nascere da una scrittura proprio normale, cioè classica, cioè spartito, e poi dopo una rielaborazione magari col computer, musica elettronica, altre volte può nascere da un suono, da un... quindi anche lì Marco può dare la collaborazione, mi appoggio su, cioè comunque la questione è che ci conosciamo molto tempo, fondamentalmente sappiamo più o meno cosa può dare l'altro all'altro. Diciamo che siamo anche fortunati perché siamo ambiti molto diversi, come dire, cioè Sasha fa delle cose che io non potrei fare, io faccio delle cose che Sasha non potrebbe fare, quindi come dire, è praticamente impossibile pestarsi i piedi. Poi credo che esista anche una cosa: quando tu stai facendo una cosa, un brano, secondo me, che sia una colonna sonora o che sia musica, diciamo, per un disco, diciamo, io credo che l'obiettivo finale è che il risultato sia buono. Per cui, per quanto mi riguarda, e questo lo vedo anche con Sasha, ci siamo sin dall'inizio, non c'è mai interessato se magari, che ne so, che percentuale di mio c'era nel brano o che percentuale di suo, oppure se magari un brano nasceva da una mia idea che poi scompariva, era semplicemente il là per fare il brano, e stessa cosa anche con Sasha, cioè l'obiettivo è fare una cosa bella al servizio del film. Io per esperienza, capitando di lavorare per esempio ovviamente anche con altre persone, spesso quando fai la colonna sonora la cosa più complessa che secondo me che deve fare il musicista è fare l'operazione inversa di quando tu fai musica per un disco o per un concerto, cioè prendere il tuo ego e scartarlo, perché devi avere la capacità di capire che in quella scena c'è bisogno di 3 suoni e 2 note, basta. E se per esempio tu non hai questa capacità, lì inizia il problema nel lavorare in coppia. A me mi è capitato di avere dei problemi con altre persone bravissime, meravigliose, che però non riuscivano a capire che c'era troppo, che non stavano facendo un album ma stavano facendo una colonna sonora, e che in quella scena, guarda, racconto solo un episodio perché è divertente, con un regista che si chiama Cioni, lui mi contattò per le colonne sonore perché aveva visto i film di Pietro e mi fece vedere il film. Io vidi il film e dissi: guarda, secondo me qui non ci vuole la musica, che per un musicista lui... non ma perché fatto. Ma no, perché comunque, cioè, mi sentivo, poi sono contento perché lui ogni volta che lo incontro
Lui mi ringrazia di questa cosa perché si è reso conto che aveva ragione, infatti nel film non c'è musica. Cioè, io credo, ovviamente questa è un'esagerazione, però probabilmente questa attitudine, che è un'attitudine che c'è anche in Sasha, è la cosa che ci permette di lavorare bene insieme e di lavorare bene con le immagini. Ma sicuramente questo è fondamentale per una colonna sonora, insomma. Io per chiudere vi farei una domanda in quanto musicisti, ma in quanto anche strumentisti. Voi siete stati membri del 99 Posse, quindi sapete che vuol dire attività concertistica e sapete quanto sta soffrendo adesso tutto quanto il settore in una maniera esagerata, direi. Allora, la domanda è, lo so che, come lo vedete il futuro, un futuro possibile adesso? Lo so che vi faccio una domandaccia, però ve la devo fare. È un po' difficile, ma speriamo che non arriviamo a digitalizzarci troppo, sinceramente, per quanto mi riguarda, perché a me mi fa un po' tristezza questo mondo, diciamo, su tutto fatto sui telefonini, cioè vorrei suonare dal vivo, quindi spero che si torni a una normalità, perché veramente questa non è sostenibile. Per quanto mi riguarda, spero in questo. Francamente, allora, forse perché in questo periodo mi sto adoperando molto insieme a altri musicisti e anche ad altri attori, a tecnici, cioè io credo che cosa succederà dipende da noi, nel senso che innanzitutto diciamo che la normalità di tornare a suonare con la gente, tra la gente, di potersi rivedere nelle sale, suonare insieme, io spero che venga quanto prima, però c'è una normalità che invece a me non piace, che è la normalità che per esempio è uscita anche nella discussione che ho sentito, la normalità di percentuali ridicole sullo streaming, la normalità che nei piccoli e nei medi club molto spesso il nero è la regola e non è nemmeno una colpa dei gestori dei club, lo voglio dire, per cui per esempio ci sono tantissimi musicisti che fanno tante serate ma sono dei fantasmi per lo Stato e per l'Inps e non hanno avuto la possibilità di avere un sostegno. Allora io credo che questa è una normalità alla quale io non voglio tornare, e come sarà il futuro dipende da noi, perché la nostra categoria, e non parlo solo dei musicisti, parlo anche degli attori, di tutto il comparto della produzione culturale, si è sempre mosso nella migliore delle ipotesi singolarmente, talvolta anche mettendosi gli sgambetti a vicenda, diciamocelo, è inutile che ce lo nascondiamo, e noi se riusciamo a sfruttare questo momento in cui siamo fermi per crescere, per metterci insieme e per far capire che, come già succede in altri paesi, la cultura non è un modo per elargire qualche spicciolo agli artisti che sono dei fuori di testa e che amano fare la musica, il teatro, il cinema, ma che la cultura è l'asse portante di un paese. Tant'è vero che si può dire che noi stiamo campando ancora di rendita su quello che hanno fatto i nostri predecessori, perché l'Italia campa di rendita sulle bellezze che hanno prodotto architetti, scultori, musicisti, e quindi non pensare che questo comparto, un comparto del quale ci si può tranquillamente non interessare, è una follia. Io francamente, quando sento qualche presidente di regione che dice dobbiamo riaprire i parrucchieri e non dice dobbiamo riaprire i teatri, i cinema, le scuole, mi sento male, ma non perché non devono lavorare i parrucchieri, capiamoci, devono lavorare tutti, però che nessuno si renda conto che questo cortocircuito è tremendo e che massacrare la cultura è una follia, non solo dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista economico, è colpa nostra se non c'è questa cultura nel paese. Quindi io voglio utilizzare questa piattaforma per invitare tutti a mobilitarsi, perché stanno nascendo tanti gruppi, perché non possiamo fare in modo di tornare alla normalità organizzativa ed economica di prima. Guarda, non è che sono d'accordo con te, di più, io ieri ero collegato con una chat nazionale di coordinamento soprattutto di attori, di varie associazioni, compagnie e via discorrendo, ed è proprio come dici te, la fatica principale è cercare di la famosa unità, che purtroppo per molto tempo la nostra categoria
sgambetti e quant'altro non ha saputo cementare. E questa è, io spero che almeno da questo punto di vista, questo Covid, questa sorta di palingenesi, alla fine, voglio dire, faccia rinascere una consapevolezza che poi quella di che ci dicevamo prima, forse se ci cominciamo a non chiamarci più artisti ma lavoratori dello spettacolo, diamo un messaggio importante, non i fighetti che poi non siamo. Allora, diciamolo, abbiamo la fortuna di fare un bellissimo mestiere, ma è comunque un mestiere, cioè non è che siccome è bello dobbiamo essere sottopagati o non considerati. Sì, ma comunque è sempre un lavoro, non è che è sempre bellissimo, ci sono dei momenti difficili anche lì, cioè come tutti i lavori, insomma, voglio dire. È un lavoro, sì. È un lavoro. Guarda, io sono felicissimo di aver finito questo nostro giro con questi due musicisti, di cui peraltro conosco il passato, per cui e vi ho detto tutto. Avete sentito cosa hanno detto? E da dove provengono? Quindi io spero di vedervi presto, ragazzi. Alla prossima. Vi auguro il meglio, proprio il meglio. A tutti. Ciao. Ciao. Grazie di cuore. Grazie, ciao.